Il collega Baldelli faceva riferimento ai colleghi giornalisti e quale miglior ruolo dei giornalisti italiani per rappresentare quello che all'interno di quest'Aula viene compiuto, il lavoro svolto dalle forze parlamentari, il lavoro svolto dai colleghi parlamentari. Oggi però abbiamo visto anche una pagina estremamente negativa da questo punto di vista, Presidente. Vedi, infatti questa mattina un collega, Francesco Giorgino, ha ricevuto una vera e propria intimidazione, peraltro su una TV di Stato, a Rai 3, da un collega di quest'Aula. Collega, mi Allora, scusi, ma questo non è Presidente, sull'ordine dei lavori, questo è un se mi fa intervento svolgere di il fine ragionamento, seduta. grazie Presidente, se mi fa svolgere, capisco che può dare fastidio, però per No, dei non è un componenti di fastidio, maggioranza non c'è è problema. Se mi fa soltanto. svolgere, Presidente, se mi fa svolgere il ragionamento, vedrà che arriveremo all'ordine dei lavori. Tanto ho 5 minuti, mi pare, quindi. Dunque, purtroppo l'intimidazione è perdurata. Purtroppo non c'è stata da parte di alcuno un sostegno nei confronti del collega Francesco Giorgino. Lo dico da italiano che paga il canone, lo dico da giornalista, rappresentato anche da un sindacato e da un ordine. Detto questo, Presidente, io mi auguro che i giornalisti italiani possano essere liberi di avere dei pensieri, a volte non esattamente conformi all'idem sentire di quella che è la maggioranza politica rappresentata in questo Parlamento e la maggioranza politica a volte rappresentata anche nella televisione di Stato. Però, ribadisco, il lavoro per esempio di questa giornata dovrebbe essere domani protagonista delle pagine dei giornali.